Italiani in buona salute, ma sempre più grassi e pigri. A rischio soprattutto i giovani che seguono abitudini di vita sbagliate. Lo rivela il rapporto Osserva Salute 2010. Manuela Lucchini. Ma lo sapete che il fumo fa male? Eh sì. E perché fumate? Abitudine. Vizio. Sport? Sport dovrei farne di più, infatti ho messo un po' di pancia. Io senza sport ormai ho smesso proprio. Davanti al computer passo 2-3 ore al giorno. Se continua così, tra qualche anno gli italiani saranno tutti obesi come in questo film. I giovani mangiano male, bevono troppo, soprattutto birre superalcolici a digiuno, fumano, stanno troppo davanti al computer. Per questo, tra qualche anno avremo degli adulti malati, ipertensione, malattie coronariche, aumento di alcuni tipi di tumore. Spesso dunque sono gli stili di vita sbagliati che rovinano la salute degli italiani, in particolare dei giovani, come abbiamo visto, e ora anche delle donne. Gli stili di vita delle donne infatti sono sempre più simili a quelli degli uomini. Fumo, stress da lavoro, cattiva alimentazione. Ancora troppo pochi seguono la dieta mediterranea. Frutta, verdura e carboidrati. E poi si fa poca prevenzione. Nessuna regione spende integralmente il 5% previsto per questo scopo. Ridurrebbe parecchie malattie, pensiamo alla prevenzione primaria, cioè prima delle malattie, i vaccini, il miglioramento delle condizioni ambientali, delle condizioni di vita, oppure con la diagnosi precoce. Soprattutto per le donne gli screening oncologici sotto questo punto di vista sono risolutivi. Infine due curiosità. Quasi un italiano su 10 non va dal dentista e per un futuro non troppo lontano è prevista la carenza di chirurghi. Pochi medici vogliono seguire questa strada, troppi rischi e paura di denunce.